Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. O benvenuti se è la prima volta che vi trovate a guardare un mio video. Allora, per il vlog culinario di oggi voglio provare a fare una cosa divertente. È una cosa che in realtà non ho mai fatto prima. Quindi vedremo insieme se il risultato sarà soddisfacente oppure no. Voglio provare a fare la crema di caffè, come quella che si beve al bar, quella crema di caffè fredda, che d'estate è un'opzione molto molto gettonata dagli italiani. Ho fatto una piccola ricerca online su internet per vedere un po' come farla. In sostanza serve il caffè, lo zucchero, il latte intero oppure la panna. Io non ho la panna qui a casa e quindi userò il latte intero. Come caffè ovviamente userò il caffè espresso della mia fidata macchina Gaggia. Vediamo, vediamo. Allora, la prima cosa da fare è fare il caffè, quindi adesso farò il caffè. Farò due tazzine di caffè e poi il caffè deve essere lasciato raffreddare, quindi deve essere freddo. Allora, spostiamo i disinfettanti che sono sempre con me. Adesso però non ci servono. Lo faccio qui, così entrano due caffè qui dentro. Allora, adesso questo lo lascio raffreddare. Allora, sarà passata una mezz'oretta da quando ho fatto il caffè? Più o meno. Allora, la tazzina si è raffreddata, quindi la mia idea è di metterlo in freezer. Quanto odio queste cose! Ok, quindi adesso ho messo in freezer il caffè e cronometro un quarto d'ora. Sì. Tra 15 minuti vediamo com'è la situazione. Sto andando a braccio, io non sto seguendo una ricetta, vado dove mi porta il cuore. Quanto sono simpatica. Allora, questo il tempo è scaduto. Vediamo che cosa succede nel freezer. Ops. No. Cioè, sì e no. Potrebbe essere più freddo. Deve essere più freddo. Vabbè, come non detto, lo rimettiamo un attimo dentro. Ho messo altri 10 minuti per il timer. Non so perché, sto morendo di sonno. Ho proprio bisogno di questa crema al caffè. Il tempo è scaduto di nuovo. Penso che adesso dovrà essere pronto, per forza. Sì, dai, è freddo. Allora, questo è il caffè, adesso ne dovremmo aggiungere in realtà lo zucchero. Non so quanto zucchero aggiungere, poco però. Vediamo. Ho pesato 25 grammi di zucchero, penso siano sufficienti. Adesso io userei sempre questo contenitore di metallo che è della Bilancia, però in realtà il metallo mantiene la temperatura, giusto? Quindi se questo è freddo, il metallo me lo mantiene freddo.
Prendo la frusta elettrica. Vediamo che esce fuori. Vediamo che esce fuori. Adesso devo aggiungere il latte intero, che ovviamente è in frigo. È in frigo da un po', quindi dovrebbe essere freddo. Adesso, quanto ne metto? Poco, tipo una tazzina. No, vabbè. Ho fatto un macello. Mi è caduto il latte. Non riesco a fare le due cose insieme. Non posso fare le storie per Instagram. Il video. Succede, ragazzi. Ma l'importante è non piangere sul latte versato. Allora, adesso metto la tazzina di latte qui dentro. Ovviamente uso il latte intero perché il latte intero è più grasso del latte parzialmente scremato, no? Ho messo il latte, adesso devo continuare. Allora, ho continuato a amalgamare il tutto con la frusta per almeno 5-6 minuti. Questo è il risultato. È molto schiumoso, però è liquido. Quindi metterò di nuovo tutto questo in freezer per almeno mezz'ora. Il problema è che non ho la panna. Se avessi avuto la panna sarebbe stato tutto più semplice. Ma a noi piacciono le sfide, giusto? Sì. Quindi adesso lo metterò in freezer per almeno mezz'oretta. Questo lo rimetto in frigo. Sono passati 40 minuti più o meno, quindi devo andare a controllare la crema di caffè in freezer. Anche se ho paura, spero sia venuta. Anche perché la voglio mangiare, visto che mi sto per addormentare, ho sonno. È la primavera. Fuori è primavera. E io ho sonnolenza e allergia. Mi sto addormentando. E tra 45 minuti ho una lezione su Skype. Allora, devo prima finire di fare una cosa al computer e poi andiamo a controllare il freezer. Ok, siamo pronti? Forse ce l'abbiamo fatta. Forse si è cristallizzata. Famino, guarda, incrocia le dita. Che sei venuto a fare? A criticare il mio lavoro? No. Come pensi di continuare? Devo rifrullarla. Però la mia intenzione è quella di riutilizzare la frusta. Sentite, proviamo, tanto ormai ci siamo qui, proviamo a fare le cose, se no. È venuta la crema di caffè. Oh,
Oddio, è buonissima! Assaggia! Non male, bravo! Batti 5! Adesso devo fare una presentazione carina! Dove lo metto? Dove lo metto? Lo metto qui! Tan 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 tan. Allora, aspetta, mi tolgo questo coso che è esteticamente poco gradevole. Userò un imbuto. Ti leghi i baffi? Cioè, guarda che roba! Guardate che cosa è venuto fuori! Sono troppo soddisfatta, ragazzi! È bellissimo! Questa cosa è bellissima! Non pensavo sarebbe venuto così! E invece! Lo vuoi? Allora, questo che avanza lo rimetto in freezer. Sono troppo soddisfatta. Che la consistenza è cremosa, però è anche un po' stile granita. Bello, bello, mi piace. L'esperimento è riuscito. Questo è venuto buonissimo. Fresco, rinfrescante. Se vi piace il caffè freddo dovete assolutamente provarlo. Se vi piace la crema di caffè dovete assolutamente provarlo. E niente, penso di concludere il vlog qui perché devo prepararmi per la lezione che a questo punto inizierà tra mezz'ora. E grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao.